Rosaria, parliamo un po' di politica. Che cosa ne pensi dei nostri politici? Ahimè, tocchi un tasto dolente perché io mi dolgo che ci sia una cattiva politica, perché la Ma politica certo, nessuno gode, scusa. fondamentale, è fondamentale la politica, sono fondamentali i Come partiti. credo sia io da osservatore, sia te che da detto io, speri sempre che il governo che è in carica sia il migliore, credi sempre alle promesse, però poi se ti ritrovi preso per il culo, come magari in questa fase noi sottolineiamo il fatto che ci sono un po' troppe promesse, che Mamma francamente, mia. e di qua e di là. Io mi sono permesso di dire, parlando anche con amici, state attenti. Con tutte queste abolizioni di qua e di là, il rischio è che molti cittadini sperano nell'abolizione dei partiti. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa, che perché già c'è un distacco molto importante tra cittadini e la politica. Ma se continuiamo così, addirittura facendo delle promesse sconsiderate in tutte le direzioni, beh, francamente c'è il rischio di aumentare ancora di più la disaffezione. Quindi, noi dobbiamo essere per il rinnovamento della politica, che non ci siano più fenomeni di corruzione, fenomeni di voltagabbana, senza togliere la libertà di uno che è votato in Parlamento, senatore o deputato. Voglio dire, tutti questi atteggiamenti e poi tutte le altre cose che trascinano, cioè i vitalizi, il fatto che c'è l'assenteismo più sfrenato, noi giustamente. E tu lo sai, quante volte l'abbiamo fatto, l'assenteismo verso i lavoratori che non vanno a lavorare, timbrano in maniera Poi falsa. quelli che fanno le leggi non ci sono. Però quelli sono veramente, francamente, insopportabili. Quindi c'è una serie di cose che noi bisogna che tutti insieme ci si batta per superare e ritornare alla buona politica. Cosa ne pensi del Parlamento che si è sciolto da poco? Secondo te gli dà una bella bacchettata il 4 marzo? Guarda, giudizio, tu mi stai chiedendo se ho capito bene anche un giudizio di Sì. quello che è stato fatto. Guarda, tranne qualche legge interessante sulla questione dei diritti civili, beh, io credo che questo è stato un Parlamento che non ha risolto il problema fondamentale che il Paese ha di fronte, e che sono problemi della diseguaglianza. Ci sono i problemi dei pensionati, ci sono tanti problemi che bisognerebbe mettere all'ordine del giorno e rispondere, ma il tema fondamentale è il lavoro. Questo è stato un Parlamento che non ha saputo dare risposte serie Dicono di sì, scusa, parlano. dicono loro, dicono, ma io dico di no, perché quando vedo ancora che noi siamo oltre l'11% di disoccupazione generale, mentre il pre-crisi, mi sto riferendo al 2007-2008, eravamo al 6%, ebbè, vuol dire che non si è fatto a sufficienza. E quando siamo ancora ai livelli, adesso è sceso di qualche punto, ma siamo al 33-34% di disoccupazione giovanile, allora eravamo circa il 20%. Beh, significa che le cose non vanno bene. Ora c'è tutta questa polemica e io sono dalla parte di chi contesta in questa polemica, per cui c'è un aumento dell'occupazione, la diminuzione dei disoccupati. Non è così, perché io il conteggio che vorrei tanto è il conteggio del numero dei posti di lavoro, non del numero dei lavoratori. Mi spiego meglio. Perché se c'è un posto di lavoro dove ci sono sei persone che perché un giorno a uno, un altro giorno 3 ore a un altro, okay, allora non è un aumento del lavoro, è un aumento di quanti sono attorno a un singolo posto di lavoro. Ecco, questa è la realtà. Ci sono degli studi fatti molto bene che dicono appunto che è aumentato moltissimo il lavoro precario, il lavoro di chi viene conteggiato, di chi fa un'ora alla settimana. Insomma, ecco, quindi il vero problema rimane che ne dicano, il vero problema rimane la disoccupazione di lavoro. Parliamo degli errori fatti da qualche amministrazione pubblica, moltissimi per la Maledizione. verità, per quanto riguarda la tassa rifiuti. Anche qui i cittadini potranno riavere indietro il maltolto.
dovrebbero avere indietro il maltolto, dovrebbero. E tant'è vero che... Però se chi mi manda le tasse che io pago senza guardare, perché dico è doveroso pagarle, mi fotte, io la prossima cartella che mi arriva la passo ai raggi X. Sì, però noi dobbiamo fare la battaglia perché ci venga restituito il maltolto. E come facciamo? Dovrebbero, io ho fatto addirittura anche, ho fatto anche una proposta che dovrebbero essere gli stessi enti locali che hanno fatto il linguacchio a dare una restituzione, perché cosa vuoi che si metta la vecchierella lì con internet a praticare? Ma no, l'ente locale, il comune che ha fatto quello che ha fatto, e cioè quello di fare il calcolo delle dipendenze, fare il calcolo per calcolare appunto la tassa rifiuti, la TARI, beh insomma rifaccia di nuovo il calcolo che va verificato e controllato. Quindi io dico alle famiglie, se non siete in grado, andate verso le associazioni consumatori che lo fanno in due minuti il calcolo, non è un calcolo molto complicato per le pertinenze, se uno non c'ha il garage, il sole, la cantina, quelle cose lì insomma. Quindi lo stesso comune deve dare una risposta assolutamente corretta. Tot vi ho preso, tot vi devo restituire, abbonandolo magari nelle bollette future. Il comune di Milano ha detto che vuole rincarare il biglietto del metro da 1,50 euro a 2 euro. Farete qualcosa per evitare? Questo sarà... la domanda la stai facendo a uno che adesso è in una fondazione, non sono più un'associazione dei consumatori, ma io mi auguro, e sicuramente lo faranno, anche la mia amata Federconsumatori, faranno, contesteranno questo aumento, perché francamente è un aumento del 30%, non si capisce per quale motivo l'inflazione è all'1% e tu mi aumenti una tariffa del 30%. Guardate, io voglio però spendere... E non lo dico né per simpatia che altro, lo dico come dato oggettivo. Tu sei Roberto, io vengo da Roma. Ebbene, è chiaro, la polemica bisogna farla, 1,50 euro, 2 euro, assolutamente sì, e mi auguro che la si faccia in maniera anche dura. Però santa pazienza, almeno il servizio a Milano è un servizio. Io sono per i mezzi pubblici, però a Roma mi astengo, cioè prendo il taxi. Io purtroppo anche a Roma, siccome sono un pensionato con le cifre che ti dicevo prima, prendo i mezzi pubblici e guarda, ti assicuro, è un disastro. Certo, la contestazione a Milano la si può fare in maniera forte, determinata, e la si deve fare. A Roma ti assicuro che io ci metterei un po' di condimento con qualche contestazione e in più qualche parolaccia. Se dico, i commessi del Parlamento avranno uno scatto di aumento che porterà alcuni di loro a guadagnare più del Presidente della Repubblica. Che contraddizione è questa e che cosa ne pensi? E penso tutto il male possibile. Siamo già intervenuti a suo tempo quando si scoperchiò. Ma è strano che poi si deve dire per un'istituzione pubblica si scoperchia la pentola, insomma. Ma quando si seppe che gli stipendi, a partire dalla, così mi ricordo la battuta, il barbiere di Montecitorio che guadagna cifre che si avvicinano a quanto guadagnano i funzionari della Presidenza della Repubblica americana, non quella italiana. Voglio dirci, è una cosa scandalosa, ma soprattutto, vedi Roberto, il problema è che queste cose si innestano su un tessuto dove il nostro paese ha aumentato fortemente le diseguaglianze. Ne vogliamo dire fino in fondo? Quando la povertà aumenta da 1.400.000 famiglie, nel giro di un paio d'anni va a 1.600.000 famiglie. Parlo di povertà assoluta, perché se parliamo di povertà relativa, allora ben altre cifre sono da mettere in campo. E allora in questo caso, di fronte a un paese in cui i figli non lavorano, in cui le diseguaglianze aumentano, i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri, con uno scivolamento del ceto piccolo borghese, del ceto medio, verso il basso. E ti ritrovi con queste cose allucinanti di salari, di stipendi,
che sono stipendi incredibili rispetto all'andamento dell'economia e alle cose reali che tutti i giorni noi verifichiamo, e queste cose gridano vendetta, non possono passare. Senti, ma sei ottimista o la vedi sempre nera? Io sono, mi reputo sempre uno realista, nel senso che io controllo, vedo e dico la mia, poi dicendo a volte, facendo degli errori come li fanno tutti, ma dico, voglio dire la mia. E in questo caso non sono mai stato né pessimista né ottimista. Certo è che se continuano così gli andamenti di gestione politica della cosa pubblica, per cui si promette e non si mantiene, le diseguaglianze aumentano, non c'è rapporto coi cittadini, non c'è rapporto coi cittadini. Ma io non ho capito perché te ti vedo, anche perché è il tuo mestiere, ma ti vedo in mezzo ai cittadini, io vado in mezzo ai cittadini, io non... Solo in campagna elettorale. Loro ci vanno in campagna, ma forse vanno in campagna elettorale. Io guarda, lo sai, se non fosse che un discorso astratto e utopistico, quindi manco bisognerebbe farlo. Ma guarda che se le televisioni, per esempio, non parlassero più con, non invitassero più i politici, ma loro sarebbero costretti ad andare ai mercati, andare in mezzo alla gente. Quasi quasi mi viene voglia di dire una cosa, appunto, utopistica, astratta, sbagliata anche. Non invitateli, così almeno vanno, questa volta vanno in mezzo alla gente a parlare direttamente con loro. Senti, mai avuta la tentazione o offerte di scendere in politica? Sì, no, c'è offerte. Tentazione o offerte? No, ecco appunto, distinguiamo. Allora, sì, offerte nel, diciamo così, nell'iter che ho fatto nella Federazione dei Consumatori, sì. Parecchie volte mi è stato detto se volevo appunto concorrere in diversi partiti. Vuoi sapere una cosa? È abbastanza anche, non dico curiosa, io la trovo anche positiva. Trasversale, io ho avuto proposte trasversali e continuo ad avere tutti sanno, perché io l'ho sempre detto, che provengo da partiti di sinistra, cioè, amo Berlinguer, così uno capisce subito. Ma io ti assicuro, mi ha fatto molto piacere sapere, qualcuno potrebbe pensare, beh guarda, allora si vede che sei in contraddizione con te stesso, perché ti vengono a fare delle proposte. Io ho delle proposte che mi vengono anche da destra, dal centrodestra, tranquillamente, che sono stato onorato e ho ringraziato e non ho accettato. E non ho accettato. Tuttora esistono quelle proposte. Io preferirei, te lo dico molto francamente, preferirei continuare a fare quello che faccio, perché è molto bello. Poi tu lo sai, io lo faccio gratuitamente, nel senso che per me è proprio una passione, la vita, avere rapporto con... E poi sono anche molto fortunato, perché mi invitate in televisione, divento... La gente cosa ti dice per strada quando ti incontri? Crediateci o no, ma io sono molto... sono molto, lo verifico, sto dicendo una parolona grossa che forse, ecco, mi vergogno un po', però mi amano, mi vogliono bene, mi fermano anche oggi venendo con il mio trenino per venire da Milano a Saronno, ne sono stato fermato, ringraziato, mi si dà la patta sulla, mi si vuole stringere la mano, e questo per me è l'emolumento più bello che uno può avere. E io di questo sono molto contento, soddisfatto, gratificato e vorrei continuare così. Certo, certo Roberto, non vuoi che io menta fino in fondo, che se a un certo punto qualcuno mi viene a dire guarda che di te non possiamo quasi, ma non è vero, no? Ma quasi fare a meno, e quindi ti proponiamo un seggio importante, eccetera, eccetera, ci penserei. Come sono sempre stato onorato, sarei ancora onorato, ci penserei, però allo Stato richiamami un'altra volta per un'altra intervista. Grazie Rosario. Grazie a te, Roberto. Grazie a te.